Ci troviamo presso l'istituto alberghiero di Riposto, grazie all'ospitalità della sua dirigente scolastica Monica Insanguine. Ancora una volta questo progetto di buon vicinato avviato proficuamente tra la base di Sigonella e praticamente l'istituto alberghiero di Giarre e di Riposto. Questa mattina gli studenti incontrano praticamente il cappellano della base militare, altri militari chiaramente in forza alla base, per avviare un progetto di communication, uno scambio culturale multietnico proprio qui all'interno della scuola. Professoressa Insanguine, appunto, volendo organizzare il Thanksgiving lunch, ha giustamente pensato di invitare gli americani, insomma, per fare assaggiare loro una tradizione che appunto è loro. Da lì poi è nata, si è aperto questo canale, come avviene ovviamente in tante altre scuole, e abbiamo iniziato con questi progetti di interazione linguistica, ma abbiamo anche fatto una conferenza sulla sana alimentazione, che è uno degli argomenti di attualità che questi ragazzi studiano per motivi ovviamente professionali. Quindi ci troviamo molto bene, i ragazzi sono tutti simpatici, lo staff, i docenti sono tutti in gamba. Si tratta di una scuola particolare che per gli americani è un po' nuova, perché loro non hanno in America scuole medie, superiori con questa specializzazione, diciamo, di professionalità, e quindi per loro è una novità incontrare studenti che in realtà già imparano un mestiere, quindi anche per loro è una cosa nuova e chiaramente li interessa, li intriga moltissimo. Siamo accanto alla dirigente scolastica, la professoressa dottoressa Monica Insanguine. Ancora una volta un incontro interculturale con i marinci di Sigonella, con cui si è avviata questa proficua sinergia che li vede protagonisti per tutto l'anno scolastico. Una bellissima collaborazione che è stata suggellata dal giorno del ringraziamento, quindi quale migliore auspicio. Da lì, grazie alla disponibilità del dottore Lunetta, alla disponibilità dei tanti ufficiali o marines che si sono resi disponibili per svolgere diverse attività con gli studenti, siamo cresciuti. L'Istituto Alberghiero è cresciuto anche nella preparazione in lingua straniera, perché ci sono state delle tappe diverse che hanno visto momenti di socializzazione, come la giornata dedicata all'ambiente, e momenti come quello di oggi di conversazione dedicati proprio all'approfondimento della lingua. Quindi laddove si va a approfondire un tema strategico che è quello della formazione in lingua straniera, sicuramente c'è un momento sì di approfondimento, di ampliamento dell'offerta formativa, ma di crescita per tutti gli studenti e anche per i docenti, perché diventa un momento anche di scambio. Cosa ne pensano gli studenti di questo incontro odierno all'interno dell'istituto alberghiero direttamente con i Marines di Sigonella? Allora, tu sei? Alessia. Alessia, come ti stai trovando questa mattina? Che emozione stai provando? È un'emozione abbastanza bella, perché è la seconda volta in tutta la mia vita che parlo con un americano. E vedo che comunque è una persona abbastanza gentile, molto disponibile, risponde bene anche alle nostre domande. E si è fatto capire, noi abbiamo capito lui. Andrea, invece per te? Secondo me è un'emozione unica, perché ci dà la possibilità di conoscere persone nuove. E come si sa bene, oggi come oggi l'inglese è una lingua fondamentale per tutto il mondo.